Buonasera o buongiorno a tutti e dipende quando guarderete questo video. Io mi approfitto di darvi un rito che è molto utile per tutti quanti perché ovviamente lo so che tanta gente ha bisogno di un rito del genere perché vedo che tante amiche si rivolgono e hanno problema. Tanti hanno problemi di salute e cercano di risolvere in qualche modo. Intanto vi vorrei dire una cosa importante riguardo le guarigioni, riguardo le malattie e quelle che ci si possono risolvere con la magia. Signori, guardate, non ascoltate quelle che vi dicono che ci si può risolvere. Ci si può guarire che le streghe guariscono con le mani, tutte queste qua cure. Sì, esistono quelle che usano le erbe, questa va strettamente con erboristeria e sì, esistono queste guarigioni, ma le persone che sanno veramente usare la ritualistica verde collegata con veramente ritualistica sono veramente poche, non esistono quasi praticamente. Erano le persone di una volta che comunque erano capaci, sapevano come si fa. Adesso queste conoscenze, anche se sono rimaste le ricette, però le conoscenze sono andate via, non ci sono più. E stavo dicendo questo. Tante si rivolgono con delle malattie che hanno a chiedere di aiutarli a guarire che vengono molto, molto spesso presi in giro, e pure avendo le malattie, spennati fino all'osso con i soldi, la gente ci si trova malata eppure senza i mezzi per esistere, cioè senza i soldi. Io vorrei condividere con voi un rituale che si usa da noi, rituali che usano i pratici, però non è pericoloso anche per la gente che vorrebbe usare da sola per aiutarsi. Dunque, dicevo che per questo vi servirà seguire l'istruzione, quelle che vi darò. Non si può leggere in italiano, dovete leggere quelle righe, quelle che saranno indicati nel video, dopo vi scriverò pure sotto. Dovete leggere così com'è, senza cambiare le parole, senza cambiare nulla, insomma, altrimenti non vi funzionerà. Non ho tradotto questo rito in italiano semplicemente perché tradotto qua non ci sarà nessun effetto. Vi spiego anche per quale motivo, perché anche nella mia lingua non si legge nella lingua moderna, ma si legge nella lingua slava antica, quella che non si parla, praticamente non si parla più, non si usa più quella lingua nella parlata di tutti i giorni, insomma. Il rito funzionale, rito che viene da Ruska e Cernaknizhye. E rito che comunque vi potrà aiutare. Se voi vi svolgete per voi stessi, dovete solamente eseguire rito come se da prima persona. Se però è sempre meglio se qualcun altro svolge per voi questo rito, vi spiego perché. Molto spesso la persona che sta male non ha abbastanza forza di inserire nella quella ritualistica, perché dovete sapere che ogni rituale, scusate, bisogna di inserire la ritualistica, nella ritualistica l'energia. Scusate, dicevo. Quello che serve, prendete il piatto, appena malato ha mangiato, infatti il malato non ha quella energia da inserire sul rituale, dovrebbe salvare energia per se stesso, non per il rituale, giusto? Quindi, cosa facciamo?
Appena malato ha finito di mangiare, se toglie da lui il piatto senza lavare, senza niente, se prende quel piatto subito dopo lui ha mangiato, e portiamo all'incrocio. Dovete trovare un incrocio dove ci passa tanta gente. Infatti mi sono fermata, guardate, qua non si vede bene, ma sta piovendo, manco scendo. C'è praticamente una intersezione dove ci si passa, cioè viene a crocio, vedete? Dove pa gente passa qua per venire nel supermercato, c'è un passaggio, dopo va nella quella via di lì e una via dritta che passano un sacco macchine e anche pedoni. Deve essere un incrocio pedonale dove ci passa la gente. Spiego perché. Perché la malattia va a disfarsi e portata via a piccole cellule dalle persone sparse per il mondo. Le persone non si vanno a contagiare poiché il piatto, quello che verrà spaccato all'incrocio, non sarà più intero. Quindi non è per contattarsi dalla malattia, qualcuno dovrebbe prendere quel piatto intero e portarselo via. Qua invece noi il piatto lo spacchiamo, il tutto segreto nel rito, che il piatto va spaccato a pezzi. Okay. Se dovete scegliere il piatto, quale che ci si può spaccare facilmente, ok? Potete portare con voi un qualcosa per spaccarlo, oppure già preparate prima all'incrocio, lasciate una pietra, un qualcosa dove dopo potete usarla. Può essere anche nel parco, però nel parco dove la gente passa spesso. Può essere anche vicino ai vostri palazzi dove abitate o vicino le case. Qua non conta l'incrocio sterrato, può essere anche asfaltato. Unica cosa che la gente deve passare, ci cioè deve essere movimento. Se non c'è movimento, non va bene. Una volta siete usciti fuori, buttati per terra il piatto, piatto si è spaccato a pezzi, dovete leggere orazione una volta sola, non c'è bisogno di leggere tante volte o una volta sola. Come si legge la pronuncia, adesso ascolterete, più ci sarà il testo di sotto e basta di leggere più o meno uguale da come vi io sto dando. Cercate di pronunciare più simile possibile. Lo so che è una lingua straniera, lo so, però è così che funziona. Se volete salvare qualcuno, se volete sanare qualcuno, dovete fare questi sacrifici a scrivervi sul foglio e rileggere esattamente come vi ho indicato. Dunque, prendiamo questo piatto appena mangiato, la persona non dovete aspettare 2-3 ore, ha mangiato, prendiamo e andiamo via. Quando andate verso l'incrocio, dovete stare in silenzio, tornare sempre in silenzio, però quando tornate, to camminate più veloce possibile. Si può usare la macchina per andare e per tornare, però per tornare, ecco, non è che dovete correre con la macchina, con la macchina normalmente potete tornare, però non potete parlare con nessuno. Appena avete spaccato il piatto, si dice questo: Razaidis pa miru, da imia na zdravnicu, da na polnu paprawnicu, da na duszy swobodnicu, na ducha przywodnicu, to na malitavku krepkuju, na zacitavku poprawnuju, da na satvarinu, na kchvori odgoninu. Amin. Avete letto? Giratevi e andate via. Subito. Lì per lì, senza guardare a destra e a sinistra, ovviamente lanciando le monete con la mano destra attraverso la spalla sinistra. Di solito si prendono
le monete in quantità degli anni della persona. Devono essere tutti uguali. Tanti adesso mi chiederanno quali tipi di malattia ci si potranno usare, quali tipi di malattie ci si possono togliere. Allora, guardate, dipende dalla forza di chi vi la toglie, chi lavora per voi. Più forte il pratico, più grave la malattia ci si può eliminare. E tutto dipende dalla forza del pratico. Lui ovviamente ci si rivolge alle forze dell'incrocio, quello per quello esiste la paga. Credo che hai detto tutto. Credo di sì. Comunque, io spero che questo rito aiuterà qualcuno, perché il rito è funzionale, rito che proviene da Ruske Cernaknizie, è una direzione di pratica degli antichi slavi, però ci si pratica anche adesso. Questo è veramente un rito per i pratici, chi pratica, però può essere anche per chi non pratica, per aiutare a salvare i suoi cari. Funziona molto bene quando la madre fa per il figlio. Non dovete avere paura che questo può contaminare qualcuno, perché non è questo tipo di rito. Esistono riti per contaminare, per scaricare sugli altri. Questo non è quel caso lì. Questo è completamente altro caso. Questo è come disfare la malattia a pezzi e spargere sul mondo. Quando malattia è a pezzi, non è più una malattia. Quando malattia è tutta in terra, allora lì può creare pericolo per una persona. Questa è classica eliminazione. Non è anche spostamento, è eliminazione, perché la malattia eliminata non ha la forza per procedere e proseguire. Sapete che intersezione, questo non è solamente il passaggio delle persone che si incontrano, anche incrocio delle energie, e sugli incroci ci abitano pure entità. Ogni volta quando voi vi rivolgete a qualsiasi incrocio, ovviamente la paga. Non deve essere bosco, come voi vedete molto spesso dove vado io, sui boschi. Non deve essere un parco dove non c'è la gente, deve essere incrocio dove c'è un sacco di gente che passa tutti i giorni. Più gente passa, più veloce e efficace sarà l'effetto. Volevo scendere a farvi vedere, però sapete, io adesso sto piovendo e non c'è senso che io adesso esco, mi bagno e devo rientrare, che tra 20 minuti già ce l'ho un consulto. Non vorrei perdere il tempo dopo per cambiarmi e fare tardi per il consulto. Dunque, a presto, con voi era Lilia, e spero che il mio rito aiuterà a sanare qualcuno.